Siano lodati Gesù e Maria. Con il cuore pieno di gioia e gratitudine, fratelli e sorelle carissimi, la Chiesa in questa domenica celebra la festa dell'Eucaristia, una festa in cui offre il suo immenso e infinito, davvero infinito, tributo di gratitudine, di amore, di adorazione, di ringraziamento, ecco, di lode all'Altissimo per l'inestimabile dono ricevuto dal Signore Gesù con la più sublime delle sue invenzioni d'amore. L'Eucaristia è chiamata dai santi l'invenzione dell'amore. La sua presenza viva, reale e sostanziale nel Santissimo Sacramento dell'altare, appunto nel Santissimo Corpus Domini, corpo del Signore, la festa di oggi. Ne ben ha ragione, quindi, nella splendida sequenza dell'odierna solennità, molto lunga, quella che abbiamo proclamato prima dell'Alleluia, che fu composta come tutte le orazioni della Messa e dell'ufficio del Corpus Domini da San Tommaso d'Aquino, uno dei più grandi teologi di tutti i tempi, su richiesta esplicita del Sommo Pontefice Urbano IV, che, come penso sappiate, istituì la presente festa nel 1264, a seguito del celebre miracolo eucaristico di Bolsena, in cui ci siamo peraltro recati anche in pellegrinaggio parrocchiale un paio d'anni fa. Questa sequenza a un certo punto esplode nel grido di giubilo: lode piena e risonante, gioia nobile e serena sgorghi oggi dallo Spirito. Io spero che lo Spirito di ciascuno di noi stia oggi in questo giubilo celeste, in questa gioia immensa. Le letture dell'odierna celebrazione presentano anzitutto la prima, la prefigurazione del celeste pane eucaristico divino attraverso la manna con cui Dio sfamò il suo popolo durante la peregrinazione nel deserto, e che questa manna fosse immagine e figura di quella che sarebbe stata l'Eucaristia lo affermò Gesù esplicitamente nel discorso della sinagoga di Cafarnao, di cui nel Vangelo abbiamo sentito un ampio stralcio, poi sarà oggetto di meditazione anche durante l'ora di adorazione che, come sapete, ovviamente per chi vuole seguirà, come da indicazione del nostro Vescovo, in sostituzione della processione, ecco, che fino a un paio di giorni fa sembrava completamente impossibile, poi all'ultimo momento in qualche modo sembrava fattibile, ma non c'erano proprio le condizioni legali anche per poterla organizzare così in ritardo, quindi quest'anno la sostituiremo, come appunto da indicazioni, con quest'ora santa. Quindi lo sentiremo il brano evangelico dilatato, avremo tempo di fermarci un po' più a lungo. E in questo brano Gesù invita a nutrirsi della sua carne e del suo sangue come condizione necessaria per avere in sé la vita. Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Quindi questo significa che l'Eucaristia non è un optional. Vedremo che ci sono delle condizioni certamente per accostarsi all'Eucaristia, ma quello che sta dicendo è che l'Eucaristia è per l'anima ciò che il cibo è per il corpo. Sapete che la Chiesa, ecco, nella sua legge, in ottemperanza a questa indicazione che Gesù ha dato, non so quanti di voi lo sanno, ci sono due circostanze in cui la Santa Comunione Sacramentale è obbligatoria per legge della Chiesa. La Comunione Sacramentale non è obbligatoria, Quando si va a messa, la Chiesa dice che la Santa Comunione è una forma di partecipazione piena e più perfetta alla Santa Messa che un fedele può ed è raccomandabile che faccia se sta in grazia di Dio. Ma in due circostanze dobbiamo fare in modo di metterci in grazia di Dio, quindi confessandoci, perché la comunione non è un optional, ma è prescritta dalla legge della Chiesa. Facciamo una prova. Chi è che sa le due condizioni in cui la comunione è obbligatoria? Ve le dico sempre io. A Pasqua penso sono tutti quanti, il cosiddetto precetto pasquale, quindi per Pasqua bisogna confessarsi e comunicarsi. E poi, per favore, ditelo in giro, perché in punto di morte c'è il viatico. Ecco, io guardate, racconto sempre ai miei fedeli, anche a voi, spero che qui a Sermoneta riusciremo a invertire un po' questo trend.
Facciamo un po' di numeri, io avrò celebrato forse 300 funerali, forse io dico sempre 300, ma cioè, sarà pure da 400, sono prete da 16 anni, ma gli oli santi stiamo intorno al 10-15%, vuol dire che su 300 funerali avrò dato l'olio santo forse 30, massimo 40 volte, ma il viatico, guardate, io il viatico l'avrò dato 5 o 10 volte in vita mia, è brutto. È la comunione più importante, capite? Perché quando una persona arriva al termine dell'esistenza, non bisogna aspettare che sta quasi per morire per chiamare il prete, o meglio, oggi non ti chiamano proprio. Scusate, spero che vi dico queste cose appunto per aiutarci, perché non accadano, no? Se ti chiamano, quel poveretto insomma non sta proprio in condizione né di fare la comunione né di fare la confessione, però almeno l'olio santo glielo diamo. Ma l'ideale sarebbe una bella confessione, il viatico, che è l'ultima comunione in cui ti prepari all'incontro col Signore, l'olio santo, la raccomandazione, ci stanno anche le preghiere di raccomandazione dell'anima che il sacerdote può e deve fare, anche questo l'ho fatto qualche volta, ma raramente. E poi, dopo il funerale, proprio il funerale, capito? Capite? È molto importante. Quindi queste due cose. Capite? Fare la comunione prima della morte, ricevere il santo viatico, in teoria, in pratica, è legge della Chiesa, perché? Perché la Chiesa è membro di queste parole: se non mangiate la mia carne, non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Allora, voi capite che fare la comunione è sempre un fatto di discernimento, no? Io racconto sempre, io non verrò mai a chiedervi, e se qualcuno mi può smentire, lo posso dire, come mai non hai fatto la comunione? Oppure, perché non ti fai la comunione? Perché l'accostarsi alla comunione è un fatto personale. Io dal pulpito posso e devo dire, guarda, se vuoi accostarti alla comunione, ricordati, cerca di stare in grazia di Dio, fatti l'esame di coscienza, se hai bisogno confessati e scegli in circostanze normali, adesso come sapete non c'è possibilità di scelta per accostarsi alla comunione, il modo che ti sembra più adatto ad esprimere la tua riverenza, il tuo amore e la tua adorazione al Signore. Preparati un po' prima e fai un po' di ringraziamento dopo. Questo è quello che posso dire. Ma io non posso andare a chiedere a una persona perché non si fa la comunione, perché farsi la comunione è qualche cosa che richiede un giudizio personale, una condizione di coscienza che ogni singola persona deve stabilire. Io devo pubblicamente aiutarti a farlo, ma non posso venire a, capite, a violentare la tua coscienza, perché se una persona non se la sente di confessarsi, non è pronta per la confessione, fa bene ad astenersi dalla santa comunione, ma io non posso andare a mortificarla. Non so se spero che mi comprendiate, insomma, no? Così come non dirò mai a nessuno di voi perché non ti sei venuto a confessare, perché non ti ho mai visto in confessionale. Non perché non sia contentissimo, d'accordo, di vedervi in confessionale. Un parroco vorrebbe vedere tutti in confessionale e tutti a farsi la comunione, ma deve esercitare un'azione delicata, perché queste cose maturino nelle coscienze dei fedeli e poi siano responsabilmente vissute. Quindi spero, ecco, di essermi spiegato. Però la Chiesa, appunto, in adempimento di questo mandato di Gesù, dice: attento, in queste due condizioni fai in modo di essere in grado di comunicarti, perché essere completamente privato dell'Eucaristia significa mettere a repentaglio la salvezza della tua anima, perché Gesù ha detto chiaramente: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avrete in voi la vita. Ecco, noi sappiamo che la Chiesa, come ho accennato, ci dice che accostarsi alla Santa Comunione è un vostro diritto condizionato, come si dice tecnicamente, cioè prima di farlo, l'abbiamo sentito anche nella sequenza, assicurati di essere in grazia di Dio, se no la comunione è illecita, non solo è illecita, è peccato accostarsi alla Santa Comunione se io temo di non essere in grazia di Dio. Ma poi c'è anche un'altra cosa, la comunione oltre che illecita deve essere fruttuosa, cioè deve produrre in noi dei frutti di autentica santità. Come fa la comunione a produrre dei frutti di autentica santità? Voi sapete che tante persone, anche nel mondo laico, meglio nel mondo laico un po' ostile, no? Avete sentito dire tante volte in giro, io tante volte, purtroppo, questo va sempre in chiesa, battesi il petto e poi è peggio degli altri. L'avete mai sentita questa frase in giro?
Allora, speriamo che, vabbè, molte volte sono esagerazioni, sono calunni, oppure siccome uno c'ha la coscienza sporca che in chiesa non ci va, si scaglia contro chi ci va, quindi questo lo sappiamo, no? Però è anche vero, e questo lo dico anche a me, voi vi accorgete che per esempio il vostro parroco fa la comunione, è un po' buono oppure no? Cioè, perché chi sta a contatto con Gesù dovrebbe diventare, deve diventare santo. Scusate, perché la Chiesa crede che quello non è una caramella o un pezzo di pane, ecco perché circonda l'Eucaristia tutta quanta questa adorazione. Vedete, quando facciamo l'esposizione useremo l'incenso, tutte queste cose, non è che sono cose, quello è Dio. E com'è che entra dentro di me e non divento santo? C'è qualcosa che non funziona, ma però a confessarmi sono confessato, quindi sto in grazia di Dio, quindi vuol dire che c'è bisogno di qualche altra cosa, perché la comunione sia fruttuosa deve essere fatta bene. Quindi adeguata preparazione, insegnavano i santi, e tempo adeguato di ringraziamento. Così oggi scopriamo anche un altro piccolo segreto, il motivo per cui propongo, perché chi non vuole evidentemente è libero di farlo, no? Terminate le celebrazioni, di avere un momento di preghiera comunitaria tra me e voi, e anche per offrire, per fare un gesto, specialmente per chi ha fatto la comunione, come dire, di ringraziamento fatto tutti insieme, dove ci rivolgiamo alla Madonna, al nostro patrono San Giuseppe, preghiamo un po' insieme, quindi santificando la presenza di Gesù che sta in noi. È un tempo, diciamo, proposto, non imposto evidentemente, soprattutto a chi si è comunicato, capito? In modo tale che non scappi subito fuori, perché se scappi da subito fuori si porta dentro il cuore, questo non è uno scherzo, Gesù in persona, capite? Immaginate, no? Sapete, alcuni santi dicono che chi esce troppo presto dalla chiesa dopo essersi fatta la comunione, esce, lui non se ne accorge, ma c'ha l'angelo custode suo con le mani prostrato vicino a sé, inginocchiato, con le mani nei capelli, che dice: ma tu guarda questo che va in giro, e con la sua adorazione cerca di riparare questo gesto. Per carità, molti di noi lo fanno in maniera inconsapevole. Sapete che questa paese è stata istituita perché quel poveraccio di Don Pietro, quando stava sull'altare, si chiedeva, dice: ma signore mio, ma veramente tu stai presente qui? Perché non è facile credere a quello che la Chiesa insegna sull'Eucaristia. Gli è diventato sangue in mano, dice: mo ci credi? Capite? Ma quello che è successo miracolosamente è quello che accade sempre. E allora queste piccole delicatezze, ecco, nei confronti dell'Eucaristia ci aiutano anche a prendere sempre più coscienza della grandezza di questo dono, no? Ecco, questo tempo di digiuno, io ho sempre detto forzato, e anche questo momento, insomma, di ripresa delle celebrazioni un po', diciamo, sofferta e tribolata. Io quando vedo tutti mascherati mi sono ancora piccolo così, perché immagino anche la sofferenza, insomma, di stare ammessa in queste condizioni, no? Diciamo che al positivo può essere considerato come un'occasione in cui Gesù dice: bene, pensa un po' quanto ti sono mancato. Avete visto, no? Quando due innamorati fanno un po' di tempo, dice: t'è mancato Gesù o no? Quanto t'è mancato? Quindi, in modo tale che possiamo anche santificare questi momenti difficili e dolorosi. Quindi, davanti all'Eucaristia oggi concludiamo. Ricordiamo l'importanza delle disposizioni interiori ed esteriori per ricevere bene Gesù. Chiediamo perdono, ecco, se magari in questo tempo ci siamo accorti che forse qualcosa non ha funzionato da parte nostra, e rettifichiamo, perché nella vita è sempre possibile crescere verso il meglio. In ogni caso, lodiamo e ringraziamo il Signore per questo dono immenso e proponiamoci di crescere sempre di più nell'amore, nell'adorazione e nel ringraziamento. Se abbiamo già interiorizzato, ecco, l'inestimabile grandezza di questo sacramento, dandogli sempre più e sempre meglio l'accoglienza e l'onore che gli sono dovuti. E in questo, guardate, per fare bene la Santa Comunione e per stare bene in rapporto con l'Eucaristia, se abbiamo qualche difficoltà, basta farsi insegnare tutto dalla Madonna. La Madonna, sapete, alcuni santi dicono che in paradiso, pur stando in paradiso, sul petto, come nell'ostensorio, c'ha una specie di vetrino aperto dove c'ha l'Eucaristia proprio contenuta realmente nel cuore, perché nessuno ha amato Gesù quanto lei. Quindi lei è la più grande maestra per insegnarci sempre più e sempre meglio come trattare con Gesù l'Eucaristia e come trarre il massimo frutto dal dono inestimabile di sé che lui nella sua infinita bontà e amore ci ha fatto. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.